L'ambizione di creare una nuova idea di futuro, alimentata dalla paura che quello che verrà possa non essere all'altezza delle aspettative, la fiducia nelle proprie capacità e l'ispirazione per una creatività di territorio, la speranza di trasformare il sogno in realtà. Cinque parole muovono la candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Cinque parole che sono incarnate dai volontari che hanno messo a disposizione per questa sfida il loro tempo, il loro entusiasmo e le loro conoscenze, ricevendone in cambio un'esperienza unica oltre che un'occasione di formazione professionale. Questo è il motore di Ravenna 2019, il gruppo Vira, un centinaio di ragazzi intorno ai 30 anni, di cui una trentina particolarmente attivi, in gran parte donne. Tutto parte nel 2011 con due bandi di chiamata e la costituzione dell'associazione Vira per coordinare l'azione di tutti i volontari. E che sia stata un'esperienza positiva ce lo confermano le dirette interessate. Diversi gli eventi organizzati, racconta Patrizia Canteruccio, dal Festival di Contaminazione Artistica a Nuove Rotte della Cultura, che fa della partecipazione diretta del pubblico il tema fondamentale, ad Agorà, dedicato alla progettualità condivisa, perché è proprio la partecipazione il mood ricorrente di Ravenna 2019. Valuto questo percorso di candidatura come un progetto di crescita per la città, ma non solo per la città, di crescita anche per noi volontari che abbiamo potuto collaborare alla realizzazione di questo progetto, crescita intesa come maturazione di competenze professionali. Da qui, spiega Pamela Stortoni, è nata l'idea di Ci metto la faccia, una raccolta dei volti dei ravennati che ci credono e sostengono la candidatura, immortalati nelle vie della città. Dall'8 ottobre sono affissi per Ravenna. Ci metto la faccia è un progetto fotografico organizzato da Vira 2019 e abbiamo chiesto ai cittadini di metterci la faccia per sostenere la candidatura di Ravenna Capitale Europea della Cultura per il 2019 e quindi siamo andati in giro per la città fermando le persone chiedendo loro di farsi fotografare e di lasciare un pensiero su Ravenna. I volontari, spiega Silvia Bottoni, si sono anche inventati il Romagna Express, un treno di inizio Novecento del modello 100 porte per una tratta anche trainata da una vera locomotiva a vapore che ha viaggiato tra le città romagnole che sostengono la candidatura, Faenza, Rimini, Forlì e Cesena. A bordo una piccola mostra di tutte le capitali della cultura degli ultimi anni e degli eventi organizzati da Ravenna e ancora la Festa dell'Europa e il cinema in cinque tracce. Quello che ricordo con più piacere è sicuramente il Romagna Express, attraverso un treno d'epoca che partendo da Ravenna ogni giorno faceva tappa alle diverse città che sostengono la candidatura, abbiamo cercato di far avvicinare e far conoscere le persone sia alla storia della capitale della cultura che al percorso di Ravenna. È stato un momento molto positivo anche perché questo treno per i giovani ha suscitato interesse e per molti invece ha suscitato dei ricordi, quindi alla fine c'è stato anche uno scambio. Un po' di idee tra chi raccontava delle vecchie esperienze che noi non conoscevamo e noi che raccontavamo come poteva essere Ravenna nel futuro. Un cartellone di eventi, svela la presidentessa dei volontari, Caterina Cardinali, è pronto anche per l'arrivo in città di una delegazione della giuria lunedì 13 ottobre. Noi abbiamo coordinato la creazione di un contenitore di eventi fatta apposta appunto per dare un'idea di come i cittadini possono contribuire alla candidatura. Questi eventi verranno presentati in parte anche durante la visita della commissione. Il gruppo si chiama Atmosfere d'Arte Diffusa, di questo gruppo fanno parte realtà che lavorano nel campo del sociale, della cultura e dell'integrazione e in particolare gli eventi sono appunto la costruzione di un mosaico partecipato in cui ogni cittadino potrà dare la sua tessera per comporre l'opera d'arte, la proiezione di un cortometraggio che si chiama Scusa se esisto a cura di Marina Magnani che ha a che fare invece con la creatività femminile. Poi la presentazione di una campagna di comunicazione che si chiama Ci metto la faccia, in cui ogni cittadino ha prestato il proprio volto per l'affissione di manifesti in giro per la città. E poi abbiamo la proiezione la sera di un film che è The Millionaire in un luogo inusuale della città che è via Tommaso Guglia, un luogo periferico della Darsena. Dunque l'impegno richiesto, supporto allo staff compreso, è via via aumentato, conferma Serena Racuglia, diventando costante in queste ultime settimane. Abbracciando anche i temi del riciclo e della sostenibilità grazie all'aiuto di Lupan del collettivo Mutoid e alla bicicletta. Oltre a un tour di Ravenna sulle due ruote, Vira è finita col gestire il parcheggio di noleggio di Marina.
non vanno poi dimenticate le varie collaborazioni, tra cui quella con il Fai Giovani, con il Lions Club, con lo scrittore Eraldo Bandini e con il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo. L'entusiasmo c'è sempre stato e continua a esserci, la tensione, personalmente è molto l'emozione, sì. Tenesi agitati perché vogliamo fare una bellissima figura lunedì, visto che sarà il giorno più decisivo, però questo non ci priva dell'entusiasmo, che è comunque una cosa in cui abbiamo creduto tanto. In questo rush finale ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo sempre più impegni, sempre voglia di dimostrare che Ravenna ce la può fare. E quindi incrociamo le dita, noi volontari e tutti quelli che hanno sostenuto la candidatura in questo periodo.